Buonasera dal Milan di Saparte, siamo qui a registrare questo video che parliamo di Ibrahimovic, un po' dell'andamento del Milan. Partiamo prima dall'andamento del Milan. Milan che sta carburando per me nelle ultime partite, già con la partita Milan-Lazio, anche se non è stata una vittoria per Milan, ma il Milan avrà girato bene. Abbiamo buttato la partita per i nostri errori in difesa, ma per il resto è andato bene per me, Milan. Poi sconfitta contro il Juventus, meritavamo un pareggio, avevamo ben grado in casa loro. Poi abbiamo vinto con la Milan Spal, abbiamo vinto Milan Parma, col Parma, abbiamo vinto Bologna. Partite, trasferte difficili, abbiamo saputo giocare. Il Milan con Pioli sta carburando, questo Pioli sta facendo ottimi risultati. Poi, per il calcio mercato, che dire, novità Ibrahimovic, ci sono novità, ma non né positive né negative. Il Milan ha il piano B. Piano B si parla di Mandzukic, che la Juventus ha per la cessione. Vediamo, ma comunque la priorità resta Ibrahimovic. Aspettano la risposta di Ibrahimovic. Il Milan sta muovendo per il piano B di Ibrahimovic, in caso di risposta negativa, così la società non si fa trovare impreparata. Quanto riguarda la difesa, c'è Duarte che è un lungo infortunio, il Milan sta operando molte situazioni per trovare il sostituto di Duarte, che andrebbe a fare, penso, la riserva per la difesa. Si parla di Todibo del Barcellona, vediamo. Pure nel caso di Juventus mi sta guardando per Demiral, ma Demiral per me a quella cifra, se lo prendi, non lo prendi per fargli fare la riserva a quella cifra che sparavano in estate 30-40 milioni, tu non prendi un difensore 30-40 milioni per fare una riserva, quindi staremo a vedere quanto chi prenderà e quanto spenderà Mina per fare per questo il sostituto di Duarte. Per il primo che io penso e spero arriva presto questa notifica, per me se accetterebbe il Milan potrebbe arrivare pure il giorno 15, se non sbaglio è il giorno della partita di Milan Sassuolo più il compleanno del Milan. Speriamo che